I'll leave you in very able hands, Mr. President. Nelle capaci mani del Presidente. Please. Yes, in Italy we consider it a good day when it rains. Great, yeah. Please, welcome. Alla Presidente Giorgia Meloni e la sua prima visita nella Repubblica Ceca da quando ha preso le sue funzioni. E devo dire che abbiamo avuto un incontro intenso, amichevole e pragmatico. E abbiamo molti punti di vista su tante questioni comuni. E abbiamo anche constatato che la collaborazione tra l'Italia e tra la Repubblica Ceca, che esiste già su molti settori, possiamo ancora svilupparla. E io approfitto per ringraziare la Repubblica Ceca, il popolo ceco, il governo per il lavoro straordinario che ha fatto e continua a fare in difesa dei profughi ucraini. 500.000 persone sono state e sono ospitate qui e di queste persone la Repubblica Ceca si sta prendendo cura dall'inizio del conflitto e davvero dimostra come anche nazioni e stati che giustamente sul tema della migrazione hanno sempre chiesto un governo dei flussi, poi nel caso di chi davvero scappa dalla guerra, questo popolo ha fatto una vera e propria gara di solidarietà. Tutte le istituzioni dovrebbero fare la loro parte e affrontare questo problema, quindi francamente tra l'altro appunto l'edilizia, le studentate non sono neanche una competenza dei comuni, quindi veramente stiamo parlando così. Io vorrei cercare di che se noi ci mettiamo a fare il balletto della propaganda politica mentre gli studenti stanno con le tende e hanno problemi affitti, non facciamo proprio un bello spettacolo. Da due giorni siamo qua accampati perché abbiamo deciso di intraprendere questo percorso in continuità con quello che è stato fatto da Ilaria, la ragazza del Politecnico di Milano, che anche lei si è messa fuori l'università con la sua tenda, per protestare contro il caro affitti e per mettere al centro dell'attenzione l'emergenza abitativa e la crisi abitativa che rischiano in continuazione di minacciare il diritto allo studio. Sì, diciamo che giocare allo scaricabarile è sempre semplice ma non porta da nessuna parte, quindi il ministro Valditara, ora che è ministro, dovrebbe pensare a governare. Significa anche mostrare solidarietà, perché nel mio caso io comunque un appartamento lo posseggo, però comunque ci tengo a venire qua e sostenere questa cosa, perché credo che non sia giusto chiedere così tanti soldi a degli studenti per semplicemente poter avere la possibilità di trasferirsi in un'altra città per studio, per motivi sicuramente buoni e utili.